La mia storia col Far East inizia leggendo da qualche parte che si teneva un festival di questo tipo. Io, super appassionato di cinema orientale, dissi: ma davvero? Il problema era che si teneva sempre durante i playoffs NBA e io durante i playoffs NBA dovevo fare il mio lavoro. Poi un giorno non mi hanno più fatto fare l'NBA, a partire più o meno dal 2013, e da quel momento in lì in poi, quell'aprile a Udine è diventata una parte attorno a cui ruota tutta la mia vita, perché questa settimana è la settimana probabilmente dove io imparo più cose dell'anno. Il mio cinema, che non sia quello orientale, che occupa però almeno il 30-40% di quello che vedo, è un cinema che va alla ricerca di cinematografie poco conosciute, soprattutto quelle sottovalutate. In Europa, a mio modo di vedere, la rumena, l'ungherese. Nel mondo che non sia la taiwanese, che secondo me è la più sottovalutata di tutti, mi piace la Nuova Zelanda. I neozelandesi vivono in un contesto diverso da tutti quanti, in un mondo pristino, e quindi anche la loro cinematografia ha qualcosa di pristino. Sensei Akita no, è una persona importante perché i suoi film hanno cambiato la percezione del mondo giapponese. Tanti giapponesi hanno sempre imputato a Kurosawa di fare dei film per l'Occidente, non realmente giapponesi. Maestro Akita no, invece, questo tipo di argomentazione la ribalta. Io faccio un film giapponese, molto giapponese, per il resto del mondo. Io non sono soltanto uno dei 4K, cioè i quattro grandi registi che iniziano con la K nel Giappone contemporaneo. Io do un messaggio molto forte, ho un ritmo psichico, verbale e d'azione in quello che faccio che non ha nessuno. Il mio cinema, lo riconoscete, sempre alla bancarella mondiale di quello che è la settima arte.